In apertura quest'oggi parleremo delle aggressioni in sanità. Il ministro della Salute Giulia Grillo dichiara: dobbiamo riprendere subito il lavoro in Parlamento per approvare la legge contro le aggressioni agli operatori della sanità. La sanità non è un campo di battaglia e questo problema non deve essere sottovalutato, perché la sicurezza nei luoghi di cura riguarda tutti noi, e quanto appunto ha affermato il ministro Grillo in un post sulla sua pagina Facebook, che torna così sul tema delle aggressioni verso gli operatori sanitari. I numeri sulle aggressioni a medici negli ospedali mettono paura, secondo i risultati di un sondaggio condotto da Anao Assomed. Tra aprile e maggio di quest'anno, il 66% dei dottori ha subito violenze verbali o fisiche sul lavoro. Nei pronto soccorso si arriva fino all'80%. Costruiti nel laboratorio dei mini cervelli capaci di vita elettrica. Cervelli in miniatura, ma con una capacità di funzionare, anche se minima, mai vista prima. Li hanno creati in laboratorio un gruppo di ricercatori dell'University of California. Abbiamo visto in questi organoidi cerebrali, si chiamano così tecnicamente, che i neuroni sono in grado di dialogare fra loro, un po' come avviene nei cervelli umani in via di sviluppo, ha commentato Ellison Muotri, uno degli autori del lavoro. I ricercatori sono riusciti a costruire questi mini cervelli partendo da cellule staminali pluripotenti, capaci cioè di differenziarsi in vari tessuti dell'organismo. È la prima volta che una ricerca dimostra la capacità di cellule nervose di prendere forma e di funzionare come un cervello umano, anche se, come si diceva, ancora immaturo. Gli organoidi possono essere usati per studiare il normale sviluppo del cervello, oppure le malattie che lo colpiscono, come autismo, epilessia o schizofrenia, o ancora l'effetto dei farmaci e persino l'intelligenza artificiale. Nasce però un problema che, se questi esperimenti continueranno, dovrà essere affrontato anche sul piano etico, e cioè quando un cervello diventa cosciente. Al momento comunque questi organoidi sono davvero rudimentali e non presentano alcuna attività tipica del cervello umano, come comportamenti, pensieri e memorie. Mini pacemaker su un paziente di 14 anni e record in Italia. Record sanitario all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l'equipe di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca ha impiantato il più piccolo pacemaker al mondo a un ragazzo di soli 14 anni, il paziente più giovane che abbia mai subito in Italia un'operazione del genere. Il ragazzo soffriva di asistolia, in pratica il cuore gli cessava di battere per alcuni secondi, con gravissimi rischi, un problema di salute grave che lo ha colpito fin da quando aveva 7 anni. Ora il ragazzino potrà svolgere una vita normale grazie a questo dispositivo che i medici definiscono invisibile, in quanto grande solo più di 2 cm, meno di un decimo dei pacemaker tradizionali, del peso di 2 grammi e senza filo, con una batteria che garantisce per circa una decina di anni l'emissione di impulsi elettrici in grado di regolarizzare il battito cardiaco. In chiusura parliamo di un vaccino contro l'allergia al pelo dei gatti. Un vaccino da somministrare direttamente ai gatti potrebbe eliminare il rischio di allergia al loro pelo, un problema che secondo alcune stime colpisce il 10% della popolazione mondiale. A metterlo a punto è stata l'azienda svizzera Hypopet, che ha pubblicato i risultati dei primi test sui felini sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. A causare l'allergia è una proteina che si trova naturalmente nel pelo degli animali, chiamata FLD1. L'efficacia del vaccino, che stimola la produzione di anticorpi contro la proteina, è stata testata su 54 gatti che non hanno mostrato effetti collaterali
industriali e in cui la produzione dell'allergene si è ridotta notevolmente. I nostri dati mostrano che il vaccino Hippocat produce alti livelli di questi anticorpi nei gatti, spiega Gary Jennings, amministratore delegato dell'azienda, e che questi possono legare e neutralizzare l'allergene prodotto dagli animali. Stiamo procedendo con gli studi di registrazione e con le discussioni con i regolatori europei e statunitensi nella speranza di portare questo prodotto così necessario sul mercato, conclude Jennings. Le allergie al pelo di gatto, spiega il sito della Asthma and Allergy Foundation americana, ha il doppio della frequenza di quella al pelo di cane ed è uno dei principali fattori scatenanti dell'asma nei bambini. Al momento non ci sono trattamenti e l'unico rimedio consiste nell'evitare il contatto con gli animali. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle sui social. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione.